Salve e ben ritrovati. Oggi ci troviamo sul territorio di Monte Sant'Angelo e vi mostrerò un'orchidea spontanea che appartiene al genere Ophrys, la bellissima Ophrys apifera. Questa specie, oltre ad avere come caratteristica il periodo di fioritura relativamente tardivo rispetto alle altre Ophrys, e altra caratteristica è quella di avere anche diverse varietà all'interno della propria specie, ad esempio la varietà cloranta, la bicolor, l'aurita, ma la caratteristica principale è quella di essere l'unica specie del genere Ophrys ad autofecondarsi, cioè le altre Ophrys hanno bisogno dell'insetto impollinatore per riprodursi. Invece questa orchidea si autofeconda, poi magari vedremo con una ripresa ravvicinata cosa vuol dire. Eccola la nostra Ophrys apifera, con questo esemplare veramente stupendo, in quanto ha i petali e i sepali, detto anche perianzio, di color rosa. Ecco, come vi accennavo poco fa, nelle Ophrys apifere, se l'insetto impollinatore non ha ancora visitato il fiore, quindi non lo ha ancora impollinato, le sacche polliniche, che sono queste strutture che contengono questa qua che sto toccando con questo stecchino, leggermente, vedete? Ecco, le sacche polliniche che contengono il polline e quindi i gameti maschili si staccano ripiegandosi all'interno della cavità stigmatica, qui proprio all'interno, dove giungendo poi nell'ovario si uniranno agli ovuli e daranno origine ai semi. Esemplare col perianzio bianco, diverso dagli altri, e anche questo si sta autoimpollinando. Bene, siamo giunti al termine di questa breve pillola sulle orchidee spontanee del Gargano. Vi saluto e arrivederci alla prossima specie.